Benvenuti anche oggi a G-Day, il programma che ti mette un tigre nel motore. E a proposito, stasera G-Day c'è quello che anche le donne più raffinate definirebbero con un francesismo un gran bel manzo. Questa è la sua patente. E lui è Rosolino Massimiliano Edgar. Saremo tutti insieme nella stessa barca, così grande che ormai... Buonasera. Ciao Massimiliano Edgar. Baci, abbracci. Ciao. Come le donne dell'Ottocento. Allora, Massimiliano Edgar. Ci andiamo vicine, eh. A che cosa? Alla donna dell'Ottocento. Io sarei la donna dell'Ottocento. Sì, ci conosciamo da 3 minuti, siamo già agli insulti. No, abbiamo visto già una volta le 30 secondi. Sono stati 30 secondi che non ricordo. Questo è un punto tuo demerito. Allora, caro Massimiliano, sportivo, ballerino, carabiniere, ma soprattutto tanto eterosessuale. Questo anche col dramma di alcuni dei miei autori. Carabiniere per un anno, eh. Per un anno, poco. Siamo arresto. Allora, comunque siamo qua con Massimiliano Rosolino. Tra poco ci sarà anche Candida Morvillo. Se c'è qualcuno tra il pubblico che ha un cognome che ricorda un'altra malattia esantematica, si faccia avanti. A tra poco con G-Day. Qui a G-Day, oggi 24 ottobre 2012, noi lo trasformeremo in un giorno perfetto per Massimiliano Rosolino. Massimiliano, sia quello di prima. Grazie. Massimiliano che... protagonista, tra le altre cose, anche del gossip italiano degli ultimi 10 anni. Allora, chissà che bello trovare una delle più famose giornaliste della carta stampata in questo settore. C'è Candida Morvillo qua per te e per noi. Ha scritto qualcosa su di te? Vuoi tirare una gomitata? Vuoi baciarle la mano? Cosa vuoi fare? No, non ti preoccupare, io ho messo la cosa nei capelli prima. Cosa ti hai messo nei capelli? Non meglio cosa? No. Niente, non è bene. Candida, non facciamo... Eravamo al trucco insieme, sono scappata in effetti, perché... Beh, cercavo di farsi il caschetto, ci tu vai, un casco non va più di moda. Ma non è vero, il caschetto va molto di moda. Non si usa, ho detto, capito? Ma per andare in moto? Questo è un look milanese, tu devi essere un po' più sciolta. Voleva farmi i capelli come i suoi. Ma è impossibile, ma tu cinque capelli tengo. Ma se mi Mirko dei Behive, ma cosa mi stai dicendo? Noi abbiamo una pettinatura contemporanea. Allora, Candida, hai dedicato degli articoli alle vicende sentimentali di Massimiliano Rosolino, Edgar? Ma io direi un'enciclopedia, perché insomma, un bel ragazzo, ha avuto delle fidanzate, poi purtroppo, dico tra virgolette, adesso ha messo sua famiglia, bambini, quindi non ci dà più molta soddisfazione. Ho fatto 2 bambini apposta. Allora, la seconda è in arrivo, quindi ci sta guardando la tua fidanzata. Ah, certo. Ciao Natalia. E soprattutto Ciao, Sofia. Ciao Natalia, auguri. E anche Sofia, un bacio alla bambina. Stiamo salutando i figli degli ospiti, a questo. Allora, mentre i due miei ospiti ci sono, allora spero che ci sia anche il terzo, il concorrente che giocherà più tardi con noi, è stato dal nostro notaio Luigi Cambri nel pomeriggio, si chiama Paolo Armelli. Ciao Paolo, vai a incipriarti il naso e noi nel frattempo scopriamo come è fatto il giorno perfetto di Massimiliano Rosolino. Quindi ti lancio la prima coppia di notizie tra le quali dovrai scegliere, caro Massimiliano, che riguarda politici dalle abitudini rischiose. Allora, 2012, 24 ottobre, su tutti i giornali, Scajola indagato per tangenti, mentre nel 2008 Fini veniva multato per un bagno in una zona protetta. Allora, indagato per corruzione internazionale, l'ex ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola è oggi nell'occhio del ciclone, ma nel 2008 nell'occhio della magistratura c'era Gianfranco Fini multato per essersi tuffato nella riserva marina di Giannutri. Allora, Massimiliano, l'ex ministro Scajola è sospettato, insomma, perché ancora non è sicuro, è sospettato di aver favorito in maniera illecita a sua insaputa alcuni gruppi industriali italiani. Allora, tu dove hai notato più favoritismi inquietanti? Sotto l'acqua delle piscine o sotto le stelle di Ballando? Si sbaglio, sai, questa è bellina, eh. Ah, devi commentare tutte le battute? No, sicuramente no. Sicuramente. Visto che nel... No. Applaudite poco, se no non si può rispondere subito. No, rispondi nel nuoto subito. Non si può votare, si parla il tempo, perciò direi più un po' più ballando con le stelle.
C'è qualche cosa no, assolutamente, no, assolutamente no. Però visto che c'è un voto, voglio dire, la simpatia è, come dire, soggettiva. Invece nel nuoto, no, nel nuoto contano i numeri, esatto. I numeri, non dire nient'altro. Candida, allora, il tuo Novella 2000 era pieno di politica. Allora, sembrava l'Economist, ma con In Amore in copertina. Allora, tu a chi eri costretta a fare favoritismi, se hai scelto di farne? Qual è il telefono più autorevole che ti ha chiamato per chiederti una... Favorino. Ma intanto le copertine che hanno venduto di più erano proprio quelle con i politici. Vedi? C'era tipo D'Alema che si ribaltava col gommone, Fini che amoreggiava con Lottigliani, vendutissime. Poi non mi chiamavano per chiedere favoritismi, però per essere così gentili cercavano di farsi amici, ecco, quelli tutti. Perché proprio chiedere il favoritismo è controproducente. Mi lasci il numero, gentilmente, mi lasci il numero. Ma perché era gente che metteva le mani avanti, non si sa mai. Metteva le mani avanti, non si sa mai, allora cercavano, magari ti invitavano, volevano essere carini, cercavano di insomma, così, di entrare, di essere un po' gentili. Ecco, tu li riconosci, quelli che sono gentili, perché hanno un fine segreto recondito? Ma sì, perché capisci che se ti arriva un'autorevolissima telefonata di uno che vuole essere gentile, ti fai qualche domanda. Ecco, che tempi viviamo se una telefonata gentile si spedisce una donna? Ma chi ha dato il numero, scusami? Chi ha dato il tuo numero? Ah beh, era scritto sul giornale. Benissimo, guarda, questo... Massimiliano. Comunque, mistero subito svelato. Visto che si parla di Scajola indagato, andiamo a fondo alla notizia. Una delle vicende incriminate riguarda la vendita di 11 fregate al Ministero della Difesa brasiliano. Gli inquirenti si sono insospettiti proprio perché un ministro italiano di solito non si occupa di fregate, ma di fregature. Allora, a questo punto so che vi starete domandando a cosa servono e che diamine sono con precisione le fregate. Allora, state tranquilli, abbiamo una rubrica che risponde a ogni vostra domanda, anche inutile, e il dizionario all'aperto di Wikipedone. Prego. Che cos'è una fregata? Una fregata? Mi viene in mente una fregatura. Un buonissimo dolce abruzzese, la fregata. Una cosa che la usa le persone che non sono educate. È una barca che è guidata da dei marinai con un grande timone. Non è qualcosa tipo con le barche, tipo il campionato di barche, insomma... campionato di fregata, cioè comunque ha fatto anche l'Olimpiade a Londra. La fregata è una nave da guerra che vediamo un po' dappertutto. La fregata è un uccello, ma non so come sia fatto. La signora aveva ragione, comunque anche un tipo uccello. Allora, però, che a immergersi sia una nave da guerra o una muta da sub per i nostri potenti non c'è pace nei mari. Allora, giusto 4 anni fa Gianfranco Fini era su tutti i giornali per questo bagno proibito in acque proibite. Candida, ti ricordi cos'era successo? Ma sì, avevano fatto una multa, credo, ma una multa da 200 euro. Che ha pagato? Lui e anche la fidanzata? Credo di sì, direi di sì. Allora, però io non c'entravo quella volta. Non l'avevo paparazzato io, l'avevo paparazzato prima. Mentre faceva? Mentre era in barca che amoreggiava con la Tulliani, era da poco tempo presidente della Camera, non gli era piaciuto molto. Ti ha telefonato per essere gentile? mi ha fatto telefonare dall'avvocato. Ma poi... è diverso, quella è una telefonata meno gentile. C'era la Tulliani che era stata molto simpatica, perché lei aveva chiesto al giudice una cosa divertentissima, cioè che io le telefonassi tutte le volte che avevo intenzione di pubblicare una sua fotografia. Beh, ma quando vedi un giudice non puoi non fare una domanda del genere. Sì. Allora, un parere tecnico però, visto che parliamo di uomini in qualche modo pronti a immergersi nelle acque, chi tra questi due nuotatori ti dà l'idea di essere più talentuoso? Allora, uno è proprio lui, ecco, forse l'hai fotografato poco prima che amoreggiassi, e l'altro invece... E l'altro è lui. Ecco, diciamo, ho diverse tipologie. Chi è più dotato sportivamente, secondo te? Sportivamente. Beh, sportivamente potrei dire sicuramente Massimiliano, non posso dire diversamente. Però l'uomo è provato dai pesi istituzionali, è chiaro. Tu sei provato dai pesi istituzionali. Diciamo, il cerchio l'hanno messo al posto giusto. Cinque ne hanno messo, fatto tra 5, l'altro. 5. Allora, non condanniamo, però Gianfranco Fini per quel tufo gli sarà scappato di buttarsi a Giannutri. Lo fece per sentirsi più vicino ai suoi connazionali, di sicuro. Del resto, chi non ha mai violato un divieto, poi magari pentendosene amaramente. Allora, non esitate, cari amici da casa, condividete con noi i vostri piccoli peccati. Telefonate questo numero. 8, 8, 8. Grazie, Ale. Grazie, Ale.
E raccontateci di quella volta che violare un divieto vi è costato caro. Angelo da Viareggio. Ciao, buonasera. Ciao, Angelo. Dove sei? Sei a Viareggio, ma in questo momento sei a New York? No, Viareggio, steso sul letto. Benissimo. Mentre fai che cosa? Sto leggendo. Ah, neanche ci guardi proprio, è stato un caso. Ma neanche quelli che ti telefonano non ci guardano. No, sto leggendo, ma c'ho la camera, quindi ho abbassato il volume. Quindi le cose sono due, o non capisci quello che stai leggendo o non capisci quello che stai sentendo. No, ho abbassato il volume della televisione. Certo, tra un buon libro e la TV, io ti capisco. Allora, Angelo da Viareggio, quanti anni hai? 47. Cosa fai? L'infermiere. Allora, raccontaci, caro o Angelo, di quella volta in cui violare un divieto ti è costato caro. Ho parcheggiato la macchina in divieto di sosta sotto ad una impalcatura e l'ho trovata color pesca perché stavano ridipingendo il palazzo. Di un colore brutto, tra l'altro, quindi ti pure si è trovata la macchina di colore brutto. Angelo da Viareggio, abbassa la TV e continua a leggere, ma non cambiare canale. Va bene, Angelo? Ok. Ciao, Angelo. Nessun'altra telefonata. Massimiliano, tocca a te e ai tuoi 5 cerchi olimpici scegliere cosa tieni nel giorno perfetto. La politica italiana è rappresentata meglio dalle grandi inchieste in cui è coinvolto Scajola o dai piccoli capricci in cui è stato coinvolto Fini? No, trovo più affinità nel fisico con Fini. E allora teniamo questa notizia di questi bei due uomini in costume da bagno, anche con la muta staresti così. Andiamo con la seconda coppia di notizie che riguarda eventi scientifici rivoluzionari. È la notizia di oggi, una rivelazione shock, Carmen Russo ha scoperto di essere incinta. Mentre nel 1986 la rivelazione shock era diversa, la NASA scopriva il problema dell'ozono. Allora, se oggi Carmen Russo scopre di aspettare un bambino all'età di 53 anni, dimostrando che le leggi della biologia non sono un problema, noi gli facciamo tanti tanti auguri, 26 anni fa la NASA scopriva il primo grave diradamento nell'ozono atmosferico. Allora, auguri, auguri a Carmen che sta dando nuovi orizzonti alla già inquietante espressione primipara attempata, che riguarderà anche noi il momento in cui dovessimo decidere di riprodurci. Allora, Massimiliano, Carmen Russo sta battendo un record. Tu nella tua vita quanti ne hai battuto? Non so, abbastanza. Una simpatica 60 medaglie. Ho vinto ballando con le stelle, è stato quinto. Due bambini nel giro di 18 mesi. Non lo so. Ti sei dato da fare, diciamo. Il premio, il record della simpatia, lo spero. Ma sì. E soprattutto io da domani vi prometto che vi guarderò ogni volta. Perché tu fino adesso sono stato un po' così assente. Cosa guardavi? Carlo Conti? No, non è vero, no, altre Paolo cose, Bonolis. Altre cose. Leggevo. Tempesta d'amore. Sì, leggevo. Da domani ed è un telespettatore olimpionico. Candida, come la vedi questa notizia? Allora, tu sicuramente la conoscevi, sei felice per Carmen, preoccupata per il bebè che vede subito Enzo Paolo. Cioè, imparerà a dire subito chatouche questo bambino. Bene, forse più preoccupata, sicuramente felice per loro, ma preoccupata per il bambino. Poi vivono con 19 cani, quindi non vorrei che sbagliassero con le pappe, perché questo è un disastro. No, l'hanno atteso talmente tanto questo bimbo. Ci hanno riflettuto, diciamo, non come te. Ma tutti questi cani li possono usare come cavallucci all'inizio, no? Come cavallucci. Io ti posso dare una stalla piena di cagnolini che le possono accompagnare, poi. Che bel divertimento. Io non ho questa fortuna, almeno lui. No. Sì, vuoi dei cani? Poi se sarà una femminuccia sceglierà l'alano, se sarà maschietto il pechinese. Beh, questa è una. Questo è. Adesso ho paura di capire questa divisione tra razza e genere sessuale, perché la donna deve scegliere la lana. La spiego la prossima volta. No, ma anche come ricevuto ti ringrazio, Massimiliano, perché con te la seconda domanda è sempre inquietante. Però allora, visto che si celebrano queste notizie, insomma, le maternità in qualche modo, la notizia è talmente clamorosa che coinvolge non soltanto le tue colleghe giornaliste che si occupano di cronaca rosa, ma anche tutte le testate giornalistiche. Allora, vediamo come titoleranno domani su questa notizia i più noti settimanali
giornali italiani, vediamo Focus. Carmen Russo incinta a 53 anni, questo sì che è un mistero altro che i Maya. Sale Pepe titolerà così la ricetta per rimanere incinta a fuoco lento. E cronaca vera, sempre in punta di fioretto, ballerino albino mette incinta ballerina russa, lui 63 anni, lei 53. Carmen si scherza. Allora, Candida cara, la gravidanza di una persona famosa è la notizia più lieta che si possa dare su un personaggio, no? Beh, è una notizia bellissima, soprattutto se questo bambino, insomma, è desiderato. Poi invece la FICO che dice che deve fare la prova del DNA con Balotelli non è molto carino quando dà una notizia del genere. Magari questi due il bambini... Il sogno di Candida che sia di un altro, però. Cos'è? Il sogno di Candida è che il bambino sia di un altro, ovviamente. Ma intanto lui pare che oggi sia scappato con una rapper inglese, no, pare che abbia di un'altra, che lei l'ha respinto, quindi... Insomma, è una braghetta impetuosa, Mariano Balotelli, però noi vogliamo celebrare tutte le donne che aspettano un bambino, augurando loro gioia, celebriamo le gravidanze col nostro consueto test di gravidanza. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, le piccole. Oddio! Allora... ci cimentiamo nella vostra conoscenza su donne celebri che hanno passato la gioia estrema della gravidanza. La prima domanda riguarda Monica Bellucci, una donna che ha spinto tantissimi italiani ad andare al cinema e tantissimi insegnanti di dizione ad andare dall'analista. Allora, anche lei ha dato alla luce una figlia, la secondogenita appunto, in età un po' avanzata, 45 anni. Per festeggiare, cosa ha fatto Monica Bellucci? È apparsa nuda sulla copertina di Vanity Fair, ha fatto una cosa ancora più eccessiva, è apparsa vestita sulla copertina di Max, ha fatto una cosa davvero incredibile, è apparsa su un set e ha recitato una battuta senza sbagliare. A secondo Candida, Massimiliano, Edgar, nel dubbio copio, no? Nel dubbio copio, la risposta esatta, è apparsa nuda sulla copertina di Vanity Fair, bella come solo lei. Seconda domanda, passiamo ad Alessandra Martinez, l'attrice che è passata dal fantasy quando ha girato Fantaghirò alla fantascienza quando ha dovuto recitare con Gabriel Garco. Allora, l'amica Alessandra, che diciamo è più vicina ai 50 che ai 15, aspetta un figlio dal giovane compagno, di quanto è più giovane di lei? Ha 8 mesi meno del bambino che aspetta? Fare i calcoli adesso. Ha 20 anni meno di lei, ma ne dimostra solo 19 di meno. Ha 10 anni meno di lei, ma 12 in più delle precedenti amministrative. Vediamo se indovina lui. Vai, Massimiliano, così non puoi copiare. Dopo la A, la B. È bravo. Bravo. Non era questa la logica, ma sei stato premiato. Allora andiamo con la terza domanda. Carmen Russo. Carmen Russo non è la sola ad essere rimasta incinta a 53 anni, anche la rocker Gianna Nannini ha fatto altrettanto e a 54 anni ha partorito un bebè a cui dato il nome di un personaggio dell'Odissea. Quale? Penelope come la moglie di Ulisse, Telemaco come il figlio di Ulisse, Alberto Angela come il presentatore di Ulisse. Quale è il nome del figlio barra figlia di Gianna Nannini? Dopo la B c'è la C, oppure la A. La A, bravo Massimiliano. Penelope, come a scuola. Facciamo la quarta domanda, perché il test di gravidanza proprio sono già usciti i DVD. Allora, rimaniamo nel tema delle ballerine. La più brava di tutte, eletta per alzata di gamba, si sa, è Ether Parisi. La simpatica ballerina ha dato di recente alla luce 2 gemelli. Una si chiama Elizabeth Jaden, ma l'altro Dylan Maria. Brandon Maria o Bagno Maria? Candida lo sa? Candida lo sa, quindi certo. Tu lo sai? Dylan. Dylan, bravo! Dylan Maria! Dylan Maria! Bravo! Massimiliano, sei preparato anche su questi temi, adesso devi fare quello che sai fare meglio. Tu fatti e scegli quale novità scientifica tieni nel tuo giorno perfetto, la scoperta del buco dell'ozono o la sorpresa di mamma Carmen? No, con il buio chiuso, perciò direi con Carmen. Per gli amici a casa, quando alcune volte taccio a quello che dicono i miei ospiti, non è perché non so cosa dire, è che non posso dire quello che penso. E andiamo con la terza coppia fittizia.
Massimiliano, prodigio dello sport. Parliamo di due cose che non hanno niente in comune questa volta, se no per il suffisso iniziale delle parole coinvolte. La notizia di oggi, Vecchioni coinvolto nelle polemiche sullo spot per la scuola, mentre nel 1995 una vecchina veniva coinvolta in una truffa da Sandra Milo. Allora, notizia di questi giorni, polemica per lo spot della scuola pubblica con Roberto Vecchioni, che si è scoperto essere girato in un istituto privato. Mentre 17 anni fa, nella stessa data, fece scalpore la notizia che un'ignara vecchina veniva coinvolta in una truffa immobiliare, pare organizzata da Sandra Milo. Allora, la polemica sullo spot di Vecchioni è accesissima, allora, tanto che il Ministero dell'Istruzione è già corso ai ripari, rimontando le immagini, questa volta dando le immagini di una vera scuola statale. Il risultato però non cambia così tanto. Prego. Quando studiavo io c'erano i libri di carta, le lavagne con il gesso. Oggi c'è internet, ci sono i libri elettronici, le lavagne digitali e succede anche che siamo noi insegnanti a imparare dai ragazzi. Quello che non è mai cambiato è il valore dello studio. Lo sapevate che in latino studio vuol dire anche amore? Perché un futuro migliore per tutti è scritto nel miglior presente che riusciamo a realizzare insieme. Roberto, il luogo più pericoloso in quest'estate dopo Sanremo. Allora, Roberto, scusaci, chiaramente si scherzava. Allora, Massimiliano, tu come andavi a scuola? Ci andavo, un motorino. E ti tornavi indietro una volta che... No, veniva a prendere sempre mamma. Ma tu non ti sei soffermato molto? No, io partecipavo, comunque da buon sportivo partecipavo. No, fammi essere serio ogni tanto. Era uno che si impegnava. Però? Con risultati nella discutibili. Sufficienza. Hai puntato alla sufficienza centrando. Sempre almeno sufficiente. Allora, Candida, invece, qual è la cosa che hai fatto a scuola che ha fatto più parlare di te? Cioè, Candida sei... Siccione, se vedi, la Candida. Candida era molto devota allo studio, intendeva dire il mio ospite. Sì. E che parla un po' così, un po' subito, di compare il Vesuvio dietro quando parla. Picchiamo quelli come lui, eh? Ogni tanto? Picchiamo quelli come lui. Come picchiavi quelli come... Sì, in giardino, nell'ora di ricreazione, come lui, elementari. Cosa e questi un po'... Biondi? Guarda te che c'avevi il giardino. Un po' simpatici, diciamo simpatici, così. Questi simpatici. Questi che ti facevano la battuta, che volevano fare i brillanti. Brillanti? Io cercavo di provare a portare a casa il sei politico, cioè proprio... Lei mi ha picchiato, non andavamo a scuola insieme. Ma si no, vede. No. Allora. Massimiliano. Allora, dimmi quale notizia scegli, allora, Vecchioni o la vecchina? Questa è facile. La vecchina, non abbiamo detto niente, la vecchina. La vecchina, niente, praticamente una signora di una certa età che pare fosse stata coinvolta in una... No, no, ferma, Vecchioni, sicuro. grazie. Ma che non la sapessi. Allora andiamo a vedere come si è composto il giorno ideale di questo grandissimo, altissimo atleta biondo. La tua giornata ideale, il 24 ottobre, caro Massimiliano, Fini viene multato perché si è tuffato a Giannutri, mentre Carmen Russo scopre la gioia di aspettare un bimbo o una bimba, non si sa, e Vecchioni viene coinvolto nelle polemiche sullo spot per la scuola solo perché lui non vuole sapere cosa è successo alla vecchina. Questa è la bella giornata. È la bella giornata allegra di Massimiliano. Allora, questa è la tua giornata, cerchiamo di rendere la giornata di oggi ancora più bella per il concorrente estratto poco fa, che entri Paolo per giocare a Cancella il debito. Grazie Ale. Ciao Paolo Armelli, età 24 anni, professione laureando in lettere moderne, convive con altri due ragazzi, si è ossessionato dal tuo accento, perché? Perché sono di Vicenza e un po' si sente che quando parlo... No, non si sente niente. E lui secondo me dovrebbe fare lui allora, quando si parla, e io? Guarda. Siamo in buona compagnia. Diciamo, guarda, stai tranquillo, la cosa che si nota di più di te non è l'accento. Ti piace andare al cinema da solo? Perché? Perché spesso vedo i film in lingua originale, con i sottotitoli. E hai amici ignoranti che non sapranno comprenderli. E poi allora, trovi caro Paolo, frequenta gente come Candida, che conosce le lingue. I posti migliori, trovi i posti migliori, questa è la verità. È da solo. Ti incassano e poi, se e ci si, pensi si fa amici, poi se ti trovi davanti uno come lui allora il debito sì lo so, cioè che devo chiedere il debito è la rata dell'affitto mensile. Beh, che ammonta a euro 400 e dove 400 l'hai pompata?
Come controlla che sta pompato. Cosa sei? La finanziera, una delle carabiniere. Paolo, vai a prendere posta. Paolo, caro, ti do 5 indizi, solo alla fine dai la soluzione. Scusa, Massimiliano, tu secondo me il gioco lo conosci, siccome questo no. Aiutatemi. Allora, ecco, adesso io gli farò un quiz, lui deve indovinare un anno. Tu, se hai capito che anno è, non dirlo, perché quello è un notaio. Ok, notaio, tranquillo. Primo indizio, però puoi aiutarlo magari dicendo. Così, io ti faccio delle domande. Allora, il primo indizio è questo, caro Paolo. Nel gennaio di quell'anno si celebrò un matrimonio famosissimo, quello tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Alla cerimonia parteciparono 250 invitati con uno share inferiore del 2% rispetto al matrimonio precedente di Pippo Baudo. Mostriamo la foto in cui Pippo Baudo mostra orgoglioso la sua nuova moglie e il suo nuovo parrucchino di pelo d'orso. Secondo indizio, caro Paolo. Nonostante l'assenza di Baudo per motivi nuziali, quell'anno il Festival di Sanremo si tiene lo stesso. Ricordiamo il trionfo di Eros Ramazzotti, però fu Orietta Berti a commuovere tutti con una canzone che parlava del futuro dei figli, insomma. Un futuro radioso, ideale, senza inquinamento, senza guerre, senza problemi e senza canzoni di Orietta Berti. Riviviamo quei terrificanti momenti. Voglio ancora una vita, un'aquila. Diciamo che in quell'anno la Rai non spese molto in scenografie per Sanremo, sembra un centro sociale. Allora, terzo indizio, il nuovo fenomeno. Il terzo indizio, lo vuoi sapere? Allora te lo dico, quell'anno arriva nella televisione italiana non una cosa molto eclatante che le persone chiamano fenomeno. Ed è un fenomeno animato, si tratta del cartone animato Holly e Benji. Qua sono ferrato, sono preparatissimo. Bravo, allora Holly e Benji è un cartone animato che tutti ricordiamo, ambientato in campi di calcio calorosi come il Maracanà e larghi come la pianura padana. Allora, la serie fu interrotta per 2 mesi per permettere ad Holly di ritornare a terra dopo uno stacco di testa. Rivediamo la sigla. Caratteristica che avevano questi calciatori che avevano solo i denti di sopra. Allora, ricordiamo poi che i due campioni hanno girato spot diversi di acque minerali, il portiere Benji insieme a sua moglie, l'attaccante Holly insieme all'uccellino. Allora, Candida, tu che sai tutto, sì. Secondo me più o meno ha individuato la fascia. Ho un'idea, sì. Ecco, allora, non sei Pippo Baudo, sono un grande classico, una pietra miliare della... sulla quale è fondata la cultura di questo paese. E quindi sì. Guardavi dei cartoni animati a quell'epoca? Sì, ma non mi piacevano gli Benji, guardavo... Vedi, non andiamo d'accordo. Tanto, vista la prima volta che vi vedete, secondo me anche l'ultima, vedrà. Allora, caro Paolo, ti do il quarto indizio. Il fumetto che sbarca nelle edicole... proprio quell'anno è Dylan Dog, è un eroe che prende il nome dal famoso cantante Bob e il cognome dal famoso panino Hot. Ovviamente non potevamo non avere con noi il vero Dylan Dog in carne e ossa, inchiostro di china, che entri. Once upon a time it feels so fast, people come to jam in the band. Then you. Questo naturalmente è il nostro Ale dei mezzucci biechi che usiamo per fargli cambiare aspetto. Sembra più Nino Bixio così, però è Dylan Dog senza pistola. Prego, Ale, vai a vestirti da uomo invisibile per il finale. Ti do subito il quinto indizio, Paolo, perché ti vedo brancolare proprio nel vuoto più totale perché sei molto giovane. Allora, dopo il vestito di Ale parliamo di un altro scandalo, quello suscitato da un film davvero bollente. Il film è 9 settimane e mezzo, con Kim Basinger e Mickey Rourke, la storia di una procace bionda che viene eccitata con del cibo.
in pratica una puntata della prova del cuoco. Allora vediamo la celebre scena dello spogliarello. Che era stata ricantata da Johnny Bassotto. Salutiamo Mickey Rourke, che ogni sera interrompe le sedute di chirurgia plastica per vedere G-Day, e sono due con Massimiliano e con i telespettatori in più. Allora, caro Paolo, ti riassumo gli indizi. Quell'anno è l'anno del matrimonio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, mentre Orietta Berti partecipa al Festival di Sanremo con il brano ben augurante Futuro. In TV inizia il cartone animato Ollie e Benji, arriva nelle edicole Dylan Dog e nelle sale esce 9 settimane e mezzo con Mickey Rourke e Kim Basinger. Gli anni tra cui puoi scegliere sono 3. Contestualizza a livello psicotico. 1986, 1983, 1989. Caro Paolo, per 400 euro. Dopo ci facciamo uno spritz, yeah. Perché forse teme che tu non ce la faccia, mi sembra di capire, di consolazione forse. 1986, 1986, questa è la tua risposta, e la risposta giusta è... 1986!